Signora Jan, ho visto che lei è molto devota a Dio. La ammiro per questo. Vorrei approfondire ancora il discorso sulla fede in Dio. A tal fine ho voluto invitare il pastore Fon. Il pastore Fon crede nel Signore sin dalla sua infanzia. Ha studiato teologia e fa il pastore da oltre 20 anni. Entrambi credete in Dio, quindi parlate la stessa lingua. Potete affrontare insieme l'argomento per capire quale sia il corretto e percorribile cammino per credere in Dio. Sorella Jan, il preside Yuan ha detto che sei molto tenace nel difendere la tua fede. Questo è chiaro. Hai sopportato persecuzione, arresto e torture che il governo ti ha riservato per via della tua fede e non hai rinnegato Dio. Per questo ti ammiro molto. Tuttavia, ora hai affermato che il Signore Gesù è tornato come Dio onnipotente incarnato. È questo che non riesco a capire. Sai anche che in questi anni il partito ha cercato sempre di condannarvi, opprimervi e arrestarvi. Anche molti pastori e molti anziani della comunità hanno condannato il lampo da Levante. Se Dio Onnipotente è davvero il ritorno del Signore Gesù, è inevitabile che il partito lo condanni e gli si opponga. Ma perché la comunità religiosa dovrebbe farlo? Se fosse il Signore che è ritornato, sarebbe dovuto apparire prima ai pastori e agli anziani, in modo che fossero i primi ad essere rapiti. Tuttavia non è stato così. I membri del Lampo da Levante non solo sono oppressi e arrestati dal PCC, ma anche respinti e condannati da molti pastori e anziani della comunità religiosa. Qual è il problema? Tu puoi spiegarmelo per caso? Pastore Fon, lei dubita della manifestazione dell'opera di Dio negli ultimi giorni perché molti pastori e anziani respingono e condannano Dio Onnipotente. È normale. Quando il Signore apparve per compiere la sua opera, non fu osteggiato e condannato solamente dai dittatori romani. Persino l'ebraismo lo respinse e lo condannò ancora più ostinatamente. Questo significa che egli non era la manifestazione di Dio? Lei è sicuro che qualsiasi cosa venga condannata dai pastori e dagli anziani non rappresenti la vera via? In base a questo punto di vista, che ciò che viene respinto dalla comunità non rappresenta la manifestazione e l'opera di Dio? Posso chiedere se il Signore Gesù era la manifestazione di Dio, le sue parole e le sue opere erano la manifestazione e l'opera di Dio? Dato che i capi dell'ebraismo l'hanno respinto e condannato, quali sono le basi della sua fede in lui? Pastore Fon, lei conosce bene la Bibbia. Posso chiederle perché il Signore Gesù maledisse i farisei? I farisei chi rappresentavano? I farisei non rappresentavano i capi religiosi. Il libro dell'Apocalisse ha predetto la distruzione della comunità religiosa. Cosa significa? Significa che i capi religiosi resistono a Dio. Essi si oppongono e resistono a Cristo e agiscono contro Dio. Perché non ammettere che le cose stanno così? Perché la comunità religiosa è così vuota e priva dell'opera dello Spirito Santo? Questo dimostra che Dio odia e maledice la comunità religiosa. Dio vuole che i prescelti che appartengono davvero a Lui abbandonino la religione. Dio vuole che escano dalla città di Babilonia. Questo è l'intento di Dio. Se non ci crede, legga la profezia dell'Apocalisse e come il Signore Gesù maledisse i farisei, così potrà capire tutto. È vero che il Signore Gesù maledisse i farisei, così come è vero che l'Apocalisse ha predetto la caduta della religiosa Babilonia. Conosco queste cose. Comunque, sorella Jan, testimoni che Dio Onnipotente è il ritorno del Signore, che compie l'opera di giudizio esprimendo la verità negli ultimi giorni. C'è qualche base biblica? Quelli che credono nel Signore sanno che Egli tornerà nel suo corpo spirituale risorto, scendendo con le nuvole sotto gli occhi di tutti. Fino ad oggi non abbiamo visto il Signore Gesù scendere con le nuvole, quindi sono più che certo che il Signore non è tornato. Sorella Jan, non riesco a comprendere. Perché testimoni che Dio Onnipotente è il ritorno del Signore Gesù? Come puoi essere così sicura che Dio si incarni come il Figlio dell'uomo per apparire e operare negli ultimi giorni? Me lo puoi spiegare, sorella? Pastore Fon,
Lei insegna la Bibbia agli altri. Dovrebbe comprenderla meglio di me. La mia fede in Dio Onnipotente nasce da studi e riflessioni. Ho letto molte parole di Dio Onnipotente e ho capito che sono la verità e che hanno rivelato tutti i misteri della Bibbia. Sono certa che la parola di Dio Onnipotente è la voce di Dio. La mia accettazione di Dio Onnipotente si basa sulle profezie del Signore Gesù. Perché com'è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia riglietto da questa generazione. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Nelle sue profezie il Signore ha parlato della venuta del figliol dell'uomo e ha detto: ma prima bisogna che soffra molte cose e sia riglietto da questa generazione. Questo indica chiaramente che negli ultimi giorni sarebbe ritornato nella carne come il figlio dell'uomo e di nuovo avrebbe parlato agli uomini. Quando l'uomo avrebbe sentito la voce di Dio, avrebbe accolto il Signore. L'apparizione e l'opera di Dio Onnipotente sono il compimento delle profezie del Signore Gesù. La parola del Signore è molto chiara. Sarebbe ritornato negli ultimi giorni come il figlio dell'uomo. Parlando del figlio dell'uomo, si riferisce a un normale essere umano nato tra gli esseri umani come incarnazione di Dio. Se fosse stato il corpo spirituale del Signore Gesù risorto, non avrebbe potuto essere chiamato il figlio dell'uomo, perché il corpo spirituale del Signore risorto è in grado anche di apparire e scomparire e di attraversare i muri. Non è soggetto alle leggi dello spazio. Non è la semplice carne con un'umanità normale. Pastore Fon, quello che dico è corretto. È proprio perché il Signore è tornato nella carne come il figlio dell'uomo, proprio come fece il Signore Gesù, assumendo le sembianze di una persona normale, comune, che la gente gli resiste, lo condanna e lo rinnega senza capire che egli è Dio. Se il Signore tornasse con il suo corpo spirituale scendendo con le nuvole, sarebbe un magnifico spettacolo. La gente si prostrerebbe immediatamente. Ma potrebbe accadere che soffra molte cose e sia riglietto da questa generazione. Non sarebbe in contraddizione con la profezia del Signore Gesù. Per questo il ritorno del Signore come il figlio dell'uomo negli ultimi giorni è un fatto certo. Cosa ne pensa, Pastore Fon? La tua interpretazione è corretta. È in linea con la Bibbia. Per quanto riguarda l'equiparazione tra la capacità di esprimere la verità e la manifestazione e l'opera di Dio, non posso accettarlo. Se qualcuno riceve la rivelazione di Dio, non ha la facoltà di esprimere la verità? I profeti possono pronunciare le parole di Dio. Questo fa di loro la manifestazione di Dio? Sorella Jan, devi fare attenzione nell'accettare la manifestazione e l'opera di Dio. Perché nella Bibbia è scritto: allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. La parola del Signore è molto chiara. Negli ultimi giorni falsi cristi e falsi profeti inganneranno la gente. Per questo non possiamo credere a chiunque dica di aver assistito al ritorno del Signore nella carne. Non sei d'accordo con me? Come puoi essere certa di non essere stata ingannata? Pastore Fon, ascoltando le sue parole, capisco che teme di essere ingannato e non accetta le parole e l'opera di Dio negli ultimi giorni. In molti mi hanno consigliato di essere prudente nello studio della giusta via. Mi hanno fatto leggere il passo che lei ha appena citato, ma questo passo dice solo di essere cauti e di evitare i raggiri. Non negano il ritorno del Signore come il figlio dell'uomo negli ultimi giorni e non dimostrano che Cristo non sarebbe tornato per compiere la sua opera negli ultimi giorni, perché, come ha detto il Signore Gesù, io vengo tosto. Se interpretassimo questo brano come negazione del ritorno di Cristo negli ultimi giorni e che solo i falsi cristi e i falsi profeti inganneranno gli uomini, sarebbe un grave errore. Pastore Fon, dovrebbe sapere anche lei che negli anni prima e dopo che Dio è apparso nella carne per realizzare la sua opera negli ultimi giorni, falsi cristi e falsi profeti sono apparsi ovunque per ingannare la gente.
In queste circostanze, come stabiliamo la vera opera di Dio? Come possiamo riconoscere i falsi cristi? Le parole del Signore Gesù sono molto chiare. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Secondo la parola del Signore possiamo essere certi che al suo ritorno negli ultimi giorni il Signore avrebbe parlato e chiunque oda la voce di Dio l'avrebbe accolto. Quindi la cosa più importante per riconoscere la manifestazione e l'opera di Dio è ascoltare la sua voce. Il libro dell'Apocalisse ha profetizzato: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cercando la manifestazione e l'opera di Dio, va posta attenzione alle parole che lo Spirito Santo rivolge alle chiese. Se troveremo una chiesa a cui lo Spirito Santo parla, allora avremo trovato la manifestazione e l'opera del Signore. Dio Onnipotente dice: dal momento che stiamo cercando le orme di Dio, dobbiamo cercare la volontà di Dio, le parole di Dio, le enunciazioni di Dio. Poiché dove ci sono le nuove parole di Dio, c'è la voce di Dio. E dove ci sono le orme di Dio, ci sono le opere di Dio. Dove c'è l'espressione di Dio, c'è l'apparizione di Dio. E dove c'è l'apparizione di Dio, esiste la verità, la via e la vita. Quando ho compreso che tutte le parole pronunciate da Dio Onnipotente erano la verità e la voce di Dio, allora l'ho accettato. Se non fosse stato per Dio, come avrebbe potuto esprimere tante verità? Questo era sufficiente a dimostrare che era la manifestazione di Dio nella carne, perché l'umanità corrotta non possiede la verità. Persino i santi dell'antichità e i salvati da Dio erano incapaci di esprimere la verità. Neppure chi crede in Dio può farlo, anche se ha studiato la Bibbia. Il malvagio Satana può compiere prodigi e miracoli, ma non può esprimere la verità. Un profeta può pronunciare le parole di Dio, ma si limita a trasmetterle. Le parole che trasmette sono limitate. Senza la guida di Dio, non potrebbe mai profetizzare. Un profeta non possiede la verità né può compiere l'opera di Dio. Può solo eseguire il suo compito di uomo. Quindi, nel cercare la manifestazione e l'opera del Signore, possiamo essere certi che solo Cristo è la verità, la via e la vita. Solo colui che può esprimere la verità è la manifestazione di Dio che opera. Se non sa esprimere la verità, per quanti miracoli e prodigi compia, non è la manifestazione di Dio. Ho riflettuto su queste cose per molto tempo. Ho concluso che, dato che Dio Onnipotente può esprimere tante verità, è senza dubbio la manifestazione di Dio. Pastore Fon, è sbagliata la mia interpretazione? Allora, Pastore Fon, esprima anche il suo punto di vista. Sorella Jan, dalle tue parole si nota che sei una persona ponderata e risoluta. Adesso non credo tu sia stata indotta a credere in Dio Onnipotente con superficialità. Credi nel Signore da poco tempo, ma comprendi a fondo la Bibbia. Ti ammiro per questo. Sembra che ci sia la verità nelle parole espresse da Dio Onnipotente. Quando ne avrò la possibilità, leggerò La parola appare nella carne e studierò attentamente l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Presidente Guan, io avrei degli impegni. Per oggi possiamo fermarci qui. Vada, Pastore Fon.